17 vittorie e 52 punti in classifica. La Noto Catania si prepara alla prima sfida delle semifinali playoff contro il Lavagna di Meglio, partendo da quanto fatto finora, quarta miglior squadra della categoria, dopo Roma Nuoto nel girone sud, Florencia e Imperia nel girone nord. Il valore del gruppo allenato da Peppe Dato è parzialmente svelato dai numeri di una stagione fin qui quasi perfetta. Ciò che la fredda classifica non può raccontare è il DNA di questa squadra, composta da un mix di senatori come Cacciarto, Risi Graziano, il recuperato Sparacino e dei tanti giovani che si sono affacciati in Serie A2 nel corso della stagione, dando una mano fondamentale al gruppo. Eugenio Russo e Samuele Catania, autori di 30 e 24 gol, il portiere Damiano Pellegrino, classe 97, Fabrizio Maiolino, classe 95. Tutti i punti fermi di una squadra che domani metterà alla prova le certezze maturate in questa interminabile stagione, provando a farsi spingere dal sempre caldo tifo della Scuderi per scavalcare l'ostacolo rappresentato dai Liguri. Ai nostri microfoni, coach Peppe Dato, inquadra la sfida contro i bianconeri. Abbiamo chiaramente approfittato della pausa per intensificare un po' la preparazione. Questa settimana abbiamo fatto il lavoro classico pre-partita. Dici bene, definendo questa la partita più importante della stagione. Io mi auguro che sia la prima di una serie di partite importanti. Spesso le prime partite danno un input poi decisivo alla serie, ma tante altre volte non sono decisive, quindi bisogna ragionare quando si fanno i playoff nell'ottica comunque delle tre partite, sperando poi di farne solo due. Ma il Lavagna storicamente è una squadra molto ostica, cioè che fa dell'agonismo la sua principale prerogativa. I playoff in A2 quasi sempre sono caratterizzati da partite molto combattute, quindi sommando le due componenti mi immagino una partita molto molto combattuta. Abbiamo avuto, tra virgolette, la fortuna di eliminare, diciamo, tra virgolette, le concorrenti più accreditate, perché Roma, Florencia e Salerno sono dall'altra parte del tabellone, però abbiamo avuto nel contempo la sfortuna di trovarci le squadre più, io definisco, più rognose, cioè quelle che magari non fanno della tecnica la loro principale forza, ma dell'agonismo e della combattività una delle caratteristiche principali. Le finali playoff si disputeranno al meglio delle tre gare. La Noto Catania avrà il vantaggio del campo nella partita d'andata di domani, mentre il ritorno è in programma mercoledì 14 giugno. Nell'altro braccio del tabellone ha già guadagnato il pass per le finali la Roma Nuoto, che ha prevalso sul Promogest, anche Florencia, Rarinantes Salerno e Imperia Rechi.